quindi vediamo se dal suo punto d'osservazione quanto possono pesare alcuni dei temi che abbiamo introdotto. Allora, dicevamo il tema della prescrizione, che è stato il primo posto all'attenzione da Tescaroli, sulla prescrizione e sulla riforma della prescrizione che dovrebbe scattare il 1 gennaio 2020, c'è stata una discussione, un dibattito piuttosto vivace, e qui gli avvocati hanno fatto sentire la loro voce per un contrario. Altri temi, quello del depistaggio, ossia, dicevamo, quali sono gli ostacoli dei processi. Allora, quest'anno è il 2019, sono esattamente 50 anni dalla strage di Piazza Fontana. La strage di Piazza Fontana è stata la prima grande strage italiana. A distanza dei 50 anni non ci sono sentenze definitive di condanna, cioè non sappiamo gli esecutori materiali di questa strage, come in molte delle stragi che sono seguite via via quella che è stata chiamata la strategia della tensione. In questa impossibilità di raggiungere la verità ha pesato, io credo, la presenza di depistaggi, cioè non ci sono indagini su grandi fatti diciamo reversibili del nostro paese. Le stragi, Tescaroli citava l'omicidio Campi, che non abbiamo visto all'opera depistaggi anche di origine istituzionale. Adesso c'è è stato introdotto un reato che potremmo chiamare di depistaggio se non semplifico troppo, ma appunto questo tipo di comportamenti, no? Per esempio, quando riguarda Piazza Fontana, ci sono stati alcuni personaggi che erano o testimoni o ipoteticamente anche imputati della strage, che sono stati presi, forniti di documenti, caricati su un aereo e mandati all'estero, proprio perché non fossero raggiunti o come testimoni o come imputati dai magistrati che indagavano nei primi anni 70 sulla strage di Piazza Fontana. Se non è depistaggio questo, no? L'esfiltrazione di testimoni in questo caso. E via via questi casi si sono susseguiti negli anni in molti altri fatti di grande rilievo per il nostro paese. Ecco, la presenza di questi comportamenti ha evidentemente impedito poi alle decine di magistrati, di giudici che hanno affrontato questi casi, perché i processi sono stati non solo il primo, secondo e terzo grado, ma di solito c'è sempre stata una Cassazione che rimandava, rifaceva rifare un appello, no? Quindi i gradi di giudizio in questi casi sono stati addirittura più di tre. Su Piazza Fontana poi sono stati le indagini bis, quindi credo che siamo arrivati a 13 processi su Piazza Fontana, con il risultato che comunque non abbiamo una sentenza che dice chi è stato, per dire. Ecco, ostruzioni di questo tipo sembrano veramente essere allo stato dei fatti quasi, no? senza speranza, no? Non ci danno speranza di riuscire a trovare una soluzione. Ecco, fermiamoci qui. Flores, mi pare, in un suo intervento diceva che accanto al reato di depistaggio potrebbe essere utile anche l'introduzione invece di un altro fattispecie di reato, quello di oltraggio alla corte, cioè un comportamento che, come diceva il diritto americano nel processo degli Stati Uniti, quello che noi vediamo nei film, no? Forse anche un po' banalmente, io non ho una grande cultura giuridica, faccio il giornalista, non il magistrato e non l'avvocato, quindi però insomma anche il cittadino comune nei film vede che
un comportamento processuale che in Italia è normale, no? un atteggiamento per esempio nei confronti del giudice o sprezzante o di insomma, furbo, negli Stati Uniti, nei film che vediamo negli Stati Uniti, è sanzionato in maniera pesantissima e clamorosa, no? Con addirittura l'arresto immediato permesso dal reato di ostaggio alla morte. Ecco, l'Italia può incamminarsi su questi sentieri oppure la nostra cultura giuridica è totalmente diversa? Ci sono arrivato all'America, certo, che tutti quanti vengono gli americani e pensano che l'Italia sia l'America, che quindi funzioni qui, come funziona? Dice, perché non c'è la corte? Perché non c'è la giuria? Mi chiede qualcuno. Allora, io devo dire intanto che questo posto è meraviglioso, che voi siete veramente storici, perché mi chiedo come mai voi siete qua ad ascoltarci, una cosa che mi dice qualche avvocato non capisco, ma diciamo i laici. C'è mai stata e lo mandi in carcere per furto aggravato
anni, a 40 anni, gli interrompe la vita, i figli non li guardano più a scuola. E lui si è già rieducato prima, perché evidentemente aveva fatto un errore da giovane ed è troppo tardi. Lo Stato arriva troppo tardi. Perché arriva troppo tardi lo Stato? Lo Stato arriva troppo tardi perché intanto le indagini preliminari, che sono la parte iniziale del procedimento, in mano ai pubblici ministeri, durano mediamente 4-5 anni. Quindi le indagini si portano via due testi di prescrizione. Quindi il rischio, l'ho detto ieri con un presidente virtuale, dottor Woodcock, il rischio è che
oggi è così, ed è così e funziona mediamente male. Se si può migliorare la sanità, io sono la prima, così ho più clienti, più soldi, se mi pagano, sono cose belle, devo che vengano pagate quando lavoro. Bene, punto e capo. Ora, veniamo invece al tema del mio intervento, che è un tema che dossier di giornalisti intimiditi, minacciati.
macchiati, si leggeva tutto il tempo. Quindi il giornalista mette in conto, non mette in conto di essere ammazzato ovviamente, né di essere picchiato, purtroppo accade molto di frequente, mette in conto di essere querelato, chiamato in causa quando sbaglia. Oggi un problema di causa è quando non sbaglia. Basta comunque fare causa, perché la causa ti fa paura e ti condiziona. Ora, il giornalista è portatore sano di un diritto ad informare. Noi siamo portatori sani di un diritto ad essere informati. Ad essere informati e informarci per formarci la nostra opinione. Quindi, quando voi parlate di prescrizione, parlate di qualunque tipo di argomento, voi fate a parlarne. Avete acquisito attraverso giornali, telegiornali, radio, social, tutto quello che c'è nel mondo, una serie di nozioni che vi consentono di avere un'opinione su un certo fatto. No? La prescrizione è un esempio, per tanti altri sono esempi, uno parla di cose e dice come è stato perché mi sono informato. Quindi dice la Costituzione, dice la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che mi dice la mantenga in vita, perché scrive sentenze su questo argomento meravigliose, che è il diritto a informare è talmente forte da non poter essere represso se non in casi eccezionali. Quindi la regola è: io manifesto il mio pensiero liberamente, raccontando fatti, prendo opinioni, facendo salve, facendo critica, e tu non devi fare niente, anche se ti do fastidio. Parole urticanti, forti, dure, sono tutte diritti. Articolo 2 della Costituzione che dice nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Quindi dice la Corte. Il diritto è assoluto, gli stati possono in qualche modo limitare questo diritto, mi piace leggerlo perché è scritto veramente bene, si possono introdurre misure necessarie a limitarlo solo in presenza di diritti più importanti di questo, e sono pochissimi: l'ordine, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale. Quindi il diritto a informare è il diritto importanti, perché forma cosa accade nella realtà dei fatti? Accade che chi fa causa non paga pegno, non paga niente. Quindi uno perché non fa causa? Intanto, se tu mi dici una cosa che non mi piace, cosa sia, io ti faccio causa, poi ci pensiamo. La causa per fare causa penale è una causa civile. La causa penale non costa niente. Tu prendi un pozzolino di carta, scrivi quello che ti ha offerto. La carabiniera lo lascerà, la quella, quindi non paghi niente, fai quella gratis, se sei alfabetizzato meglio, così chi legge poi capisce, ma vuol dire va bene, la quella cosa lì. Dopodiché il procedimento va avanti da solo, tu non farai più, non farai più niente, perché la quella va avanti, anche se tu non fai più niente, perché come altro non va. La quella va avanti finché non ci sia un giudice, e se no, questo poi torniamo che bisogna dare a Cesare perché di Cesare e anche altro. Se fai causa civile invece ti costa un po' di più, perché devi fare una serie di spese e dovresti scrivere l'avvocato, quindi la causa civile nel plan costa un po' di più. Ma il tema è sempre lo stesso: tu mi hai offeso perché mi hai attribuito un fatto falso, perché mi hai chiamato ladro, perché hai fatto un pensiero che mi offende, e io voglio essere risarcito, voglio dei soldi. Questo è, diciamo, il meccanismo. Quindi quando questa cosa è accaduta davvero, cioè c'è una risoluzione vera e non c'è nessun tipo di situazione che renda questa informazione non punibile, il giornalista viene punito, è giusto che sia così. Qual è il meccanismo del nostro sistema? Perché non ce lo cambia, perché non lo vede neanche questo. È così. Io ti dico che tu sei un ladro e ti ho offeso, se sei un ladro. Non ti pago e non mi condanno se dimostro che tu eri un ladro. Se il fatto è vero, io non sono qui perché ho raccontato un fatto diffamatorio, ma vero. Quindi sul fatto, sembra facile, non lo è, ma è più semplice. Se io elaboro un pensiero, una critica forte, e ti offendo perché dico che tu non sai scrivere, non sai fare giornalista, perché non sei capace di fare il tuo lavoro, mi piace come scrivi, tu ti offendi moltissimo, ti sei per mano su, no? Se sei per mano, ti offendi moltissimo. E mi fai causa? Come fai a giudicare un pensiero? Che sei bravo? È la mia opinione. Quindi dice le sentenze. Se è un'opinione pura, l'opinione non può essere. In America le opinioni non vengono neanche portate nei tribunali, come tu Paolo sai bene, perché esistono norme serie, lo hanno, quindi tu puoi dire quello che vuoi, non puoi raccontare fatti falsi, ma la tua opinione è sacrosanta. Quindi se tu teorizzi la cosa più brutta del
un'azione e deve essere sanzionata se per il caso. Quindi abbiamo un sistema in cui, a parte i fatti, che se sono falsi, giusto perché mi diffondo, viene punito severamente, non tanto perché ha offeso uno, ma perché ha inoculato nel sistema un fatto falso a cui gli altri hanno creduto. Quindi se tu non hai quella controinformazione, pensi che quello abbia rubato, anche se non è vero. Quindi il fatto falso va punito severamente. Ma il resto, le opinioni, adesso io dice, c'ho un cliente che ha detto, non ti dice che è scemo. Io non mi scemo, non ti difendo. Ma è scemo, è vero, così diciamo, quello che è della scemenza. Tu non difendo che diciamo che sono scemo. E quando si dice scemo, oramai è talmente il sistema, diciamo, dialettico, è talmente alto, al contrario, che dire scemo uno non è quasi impressivo, no? Diventa quasi innocuo. Però scemo è già preso nessuno, quindi sullo scemo non possiamo teorizzare o insulti ancora più seri. Ma se tu elabori un pensiero, un'idea, anche forte, tu come fai a provare che è meglio? Non ti puoi sempre, non devi provare che è un'opinione e che tu non hai aggredito una persona sul piano personale facendo finta di voler fare la critica. Quindi se io dico io come giornalista, posso dire virgola e poi non mi piace il brutto. Devo dire non sai fare il tuo lavoro, quindi l'aggressione sul piano personale non è consentita. Tutti il resto deve essere consentito. Ora, se voi cavate questi principi chiari, interesse pubblico, verità del fatto e linguaggio non utilmente offensivo, avete tra le quelle aree nelle quali ci sta il diritto di cronaca di critica. Se voi prendete 10 sentenze campione, troverete tutto il contrario di tutto, perché poi, come diceva sempre la mia nonna famosa, ogni testa è tribunale. Quindi, mentre la rapina, se c'è la fotografia dell'altro, del rapinatore sta rubando, non si discute, o il falso in bilancio, dice un falso in bilancio, non si discute, tu come fai a dire se una cosa è continente dal punto di vista della forma? Si stabilisce se un'espressione è continente o non continente, cioè puttaniere. Chi la stabilisce dove si può dire? Cinque signori con gli ombrellini che fanno la sentenza. Ma magari ci sono cinque signori di ombrellino che pensano che puttaniere sia una frase troppo forte per un marito e magari condanna. Il termine azzecca garbugli di Manzoniano Memoria, no? Di azzecca garbugli, cosa vuol dire azzecca garbugli? Qual è il senso? Garbugli è uno che vince i processi sui cavilli. E questo è azzecca garbugli. Trova il cavillo e vince il processo. Se tu lo dici a un avvocato, questo termine, va bene, perché l'avvocato di mestiere cerca i cavilli, ovviamente, per vincere i processi. Se lo dice un magistrato, non va bene perché il magistrato non cerca i cavilli, deve applicare la messa della giustizia. Allora, un buono cristiano dice a secca carbugli, come sono tutti questi ragionamenti, quello che mestiere fa, dice a secca carbugli perché è un termine, diciamo, uscoloquiale. No, a secca carbugli, se lo dice un sì, lo dice anche gagnosso. Vuol dire gagnosso, vuol dire se capisci tanto cosa vuol dire gagnosso, perché è un termine usuale gagnosso. Come Vilma Rano, no? Montanelli fu chiamato per aver detto Parvani ai vigili urbani di Milano per superare i 122 vigili urbani che questo è una causa perché aveva chiamato Parvani e tanto di Parvani. Quindi per dire com'è difficile gestire la parola andando immune da condanne. Ma mettiamo che un giudice con testa giusta, valutando bene le cose, applicando i principi della cieca, tutto quanto, assolva il giornalista o rigetti la domanda in sede civile. Dice, beh, adesso visto che dobbiamo pagare, no? Prima di tutto dobbiamo pagare. Allora, certo, chi ha fatto una querela temeraria, cioè che non c'era materia per farla, e chi ha fatto una causa civile temeraria, perché non c'era motivo di fare causa, e lui glielo scrive, beh, gli fa in carcere certamente no. Che gli facciamo? Facciamo pagare dei soldi, direi, no? No. Perché in sede penale la parte che fa querela prende la causa non paga neanche a me perché la luce la norma che lo consente. Quindi tu fai causa per processare, magari avete in Cassazione un puttaniere o con gli osso, poi lo assolvono, amici miei, mi ha un avvocato, più o meno tutto non va necessario e arriva a essere assolto perché deve essere assolto senza recuperare neanche un euro. Nel civile invece esiste una norma che ha due commi, che dice, primo, la causa temeraria fatta con colpa grave, cioè non dovevi farla perché non potevi non capire che era infondata, costa dei soldi e in ogni caso è abuso del processo perché non dovevi comunque fare causa, paga dei soldi. Intanto, secondo le norme, almeno applicate nel nostro sistema,
decide di cosa vuole. I giudici hanno, non so, quello di paracuto, condannare che ha fatto quella cosa. Tu scrivi che l'azione è infondata, che non c'è un motivo, eccetera, tuttavia, no, ma il tema non gliela diamo. Quindi tu devi temerare che è subito, non recuperi anche il tempo. Le spese tue, cioè il giornalista che vince la causa, sono a carico della controparte, non sempre, e poi bisogna la prendere stessa in Italia, che non so più è felice. Se uno deve fare le cause, deve fare la sede, non avete dei soldi, siete da un monte di ferro, perché adesso non devo fare niente, perché devo fare cose civili, certi soldi non ci sono. No? Quindi se io, da avvocato, vinco una causa per il mio cliente, diciamo che faccio, che deve recuperare 5.000 euro, perché gli ha fatto causa ingiustamente, anche solo di spese, io lo iniziamo di sera. Perché se uno è un dipendente, deve prendere tutto lo stipendio fino alle soglie che da solo. Se ha una macchina, già diventa complicata da trovare. Se ha una casa, ci prendo 8 anni per poter avere una vendita all'asta, non c'è niente, non prende niente. Io ho inseguito debitori noti per essere persone che vivono in una vita normale, che hanno macchine, che hanno case, che vanno al ristorante, che non hanno un euro da pignorare. Quindi, qual è la tragedia giornalistica? Che se ha torto paga, che ha uno stipendio, quindi non ha uno stipendio, un anno, un cascio di fortuna in Italia, una realtà quasi inesistente e lo ricorrono fino alla morte, cioè io ho giornalisti che hanno cause ai pendenti, tu stavi detto di Lucia Gregorio. Lucia Gregorio ha perso delle cause al direttore dell'Unità, la sta inseguendo da anni perché l'Unità è fallita, il giornalista con un cielo come direttore responsabile, la sta inseguendo da decenni, deve pagare dei soldi per aver perso delle cause e non è che è assorbibile, anche una donna che lavora adesso che andate, non so, state inseguendo dopo anni, perché ognuno paga il suo. Quindi un giornalista non può stare su una casa, non può stare su una macchina, non può lavorare in bianco, lavorare in nero, perché se no lo inseguo fino alla consumazione dei secoli. L'editore della società, quindi tu lo vai a pignorare dei suoi beni strumentali, quindi diciamo che tendenzialmente comunque va alla fine che lei sta perdendo sempre, perché se perde chi deve perdere lo condannano, se vince di solito lo recupera. E quindi diventa complicato portare a compimento un'azione dicendo ho vinto nel lungo di soldi, perché il lavoro l'hanno pagato sempre, questo che cosa è l'ultima. Quindi, cosa basterebbe? Ci metti anziché smontare il sistema penale, introducendo norme difficili da. Bastano tre punti. Primo, in sede penale, il giornalista imputato che viene assolto, ha il diritto di essere di recuperare le spese e se. Ha vinto un danno perché la causa è stata temerale, deve averlo, deve essere condannato. Basta fare una riga in una norma già esistente, aggiungendo un criterio con la tecnica, dicendo basta una riga e il giornalista in sede penale recupera i soldi che deve avere, sempre se quell'altro ce li ha. In sede civile basta imporre al giudice di applicare questa norma in maniera più penetrante e soprattutto chi fa la causa civile, che paga l'avvocato, paga le tasse di registro, mette giù una somma, titolo di cauzione, così se perde la causa, perde anche i soldi, cioè la lista la recupera. Se invece la vince si porta a casa di loro. Diciamo una lista della spesa, la casa libera di Voghera, sono semplici queste cose qua. Stiamo parlando, caro Paolo, ho scritto per te su Micromega, queste cose qua, io ne parlo che saranno 10 anni perlomeno, e l'ho chiamato i 5 Stelle, il PD, il PC, tutti quelli l'hanno chiamato. Tutti, ma è facile, sì, tu hai visto detto, io neanche, quindi se tu hai qualche persona con cui parlare, ma dove dire con cui parlare 10 anni? Me la scrive lei la legge, 3 righe, in 2 norme, facciamo subito, non c'è problema, almeno quello contingente. E poi, l'ultima cosa, il fatto falso che viene veicolato da un giornale può essere scritto in maniera falsa perché io le sei in malafede. Si sta vendicando di qualcuno, quindi scientemente pubblica un fatto falso e paga ciò che deve. Adesso io vi racconto, non è, poi vi lascio un aneddoto. Allora, Olimpiadi sulla neve a Reykjavik, in capo al mondo. Notizia: noto la squadra del Milan accoltella la avversaria della sua fidanzata che sta patinando e viene arrestato. C'è la polizia che dice questo qui e questo qui. Non faccio il nome, questo qui, in quella che c'è qualche parente in sala. Quindi, questo giornalino, questo giocatore e la polizia, tutti devono fare che era proprio lui, nome e cognome. Era lui. Quindi un giornale mi scrive la notizia, tizio, diciamo Caio, dove lo del Milan, arrestato le chiamate per lesioni. Dopo
due giorni arriva una querela, arriva un processo a 100.000 euro di danni. Perché? Perché questo giocatore, di cui tutti dicevano essere lui l'accoltellatore, aveva un omonimo che da poi si era accreditato dall'ambiente del patinaggio artistico come quel giocatore, che tutti lo conoscevano come giocatore di Milan, si chiamava così, non era lui. Però tutti pensavano che fosse lui, perché lui aveva sempre detto, ah, io non giocavo nel Milan, era fidanzato della patinatrice, tutti pensavano che fosse lui. Dicevano, abbiamo capito, però c'era la P, la polizia, l'Interpol. Però dicevano, comunque era un telefono, lui sta con lui. Scriveva il giornale del suo sviluppo, e dice, scusa, dove è stato? E ti rispondevo che non era lui. Certo, dopo. Ma prima come fai a pensare che sia un omonimo che si spaccia per quello da 15 anni? E poi lui è stato condannato, per dire quindi che non c'è remissione dei peccati. Se uno sbaglia, paga, e qui c'è una verifica in più che si poteva fare, non è stata fatta. Ma se io scrivo un fatto falso per una sciagurata coincidenza, non volevo, e il giorno scrive per altri scatola, non era lui, era un omonimo, il processo lo ferma, perché hai fatto chiarezza per sempre su un posto di economia. Quindi passare non salire dicendo il fatto identificato con in maniera palese il giorno dopo chiude l'azione penale. Se ci sono le rani sulla causa civile, un'altra riga, un altro articolo, anche questo, Vox clama di deserto, mai. C'è una disegno di legge dal 2006, credo, che è in lavorazione sulle modifiche di questo sistema, che ancora non sono tranquilli per la quinta legislatura. Quindi io credo che manchi la volontà politica di intervenire. Ma perché? Perché i quattro querelanti sono politici, i quali, e chiudo, i politici parlamentari fanno le cause, ma non le subiscono, perché possono fare cause e sono diffamati, ma se diffamano qualcuno, non vengono prese per ricerca dello Stato della Costituzione che dice che non rispondono di quello che dicono. Quindi, un qualunque parlamentare che dica che è un imbecille, scusami, mi pare l'altro, per favore, che è un imbecille, glielo dice e lo risponde, perché avrà detto che l'imbecille è un discorso politico che è destato, e quindi c'è il 68. Se lui fa la stessa cosa, poi ci sarebbe andato. Quindi, per chiudere, se non è l'informazione che ha un sacco di problemi, non l'ultima, la scarsa professionalità di alcuni che operano nel suo settore, ha questo grosso handicap che porta i giornalisti avidi